iniziativa del MPL, Movimento Popolare di Liberazione, che ospita stasera il professor Gennaro Sezza dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, quale è un docente associato ed è uno specialista dei problemi riguardanti l'economia finanziaria, collabora con alcuni prestigiosi istituti di ricerca, anche anglosassoni, americani, e io lo ringrazio per aver accettato senza nessuna esitazione questo invito, in cui l'MPL di Salerno, che sta tentando insomma di costituirsi come nucleo, come sezione, come gruppo, discuterà questa sera del MES e del Fiscal Compact. Queste sono le due tematiche, sono due parole di colore oscuro che dovrebbero, appunto, che sembrano due fatti puramente tecnici, specialistici, e che noi vogliamo cercare di sottrarre con la conferenza di questa sera, che non è un fatto puramente accademico, alla loro apparente oscurità. Il MES e il Fiscal Compact, praticamente l'Italia ha approvato il 2 marzo 2012 25 dei 27 paesi dell'Unione Europea, con la eccezione di Gran Bretagna e Repubblica Ceca, trattato che è entrato in vigore il 1 gennaio scorso, impegna i contraenti a portare il rapporto tra deficit e PIL al 60%, riducendo il proprio indebitamento progressivamente del 5% annuo nell'arco di 20 anni. Dato però, come sappiamo, l'alto livello del debito pubblico italiano, pari al 127%, che è uno dei più alti della zona euro, questo si tradurrà nell'obbligo di reperire risorse, quindi impostare leggi finanziarie di 40-50 miliardi di euro all'anno per i prossimi 20 anni. O quelli che sono le conseguenze sul piano sociale mi sembrano abbastanza ovvie, si possono immaginare, ma di questo naturalmente in Italia non si parla, si discute con grande dottrina delle ricevute alla buvette, degli scontrini alla buvette di Montecitorio, dei costi della casta politica, che per carità sono alti indubbiamente, ma che incidono sul bilancio statale dello 0,46% in tutto. In fondo abbiamo un deputato ogni 60.000 abitanti, che non è una cifra esorbitante per il rapporto tra popolazione e rappresentanza politica, e per altre sono, come diremo tra breve, le colpe veramente storiche della classe politica italiana, che non è una classe politica, è una borghesia compradora che ha svenduto l'Italia con i trattati internazionali degli ultimi 20 anni alle oligarchie finanziarie sovranazionali, che stanno imponendo la cura del cavallo al nostro paese, come pure alla Grecia, che negli ultimi anni, dall'inizio della crisi, ha perduto il 40% del potere d'acquisto. I salari greci, insomma, sono arrivati almeno del 40%. A questo si aggiunga che l'articolo 3 del trattato impone agli Stati membri di inserire nelle rispettive costituzioni l'obbligo del pareggio di bilancio, il che concretamente vuol dire che ad ogni investimento deve per legge corrispondere un pari importo in entrate, di tasse e imposte. Ora, questa norma del pareggio di bilancio in Costituzione è stata approvata col voto favorevole di PDL, PD e UDC, astenuti solamente, contrari soltanto l'IDV e Lega Nord. E questa accettazione dell'articolo 3 del trattato del Fiscal Compact praticamente manomette gli articoli 81, 117 e 119 della Costituzione.
questa è la via spianata naturalmente anche secondo Paul Krugman per lo smantellamento dello Stato sociale. C'è poi il MES o Meccanismo Europeo di Stabilità che prende il posto del precedente EFSM. L'EFSM è una specie di PON europeo, cioè una sorta di progetto a termine. Questo invece è stabile, il MES è una istituzione stabile, il professore mi corregga se dico qualche inesattezza, che all'unico, diciamo, l'unica cosa che non può fare il MES è emettere moneta, è l'unica, diciamo, solo. Per il resto tutti gli stati che si trovano in difficoltà macroeconomiche sono tenuti ad accedere al MES per restare negli obblighi di bilancio sempre più restrittivi dell'Unione Europea, che quindi erogherà questi prestiti in cambio di garanzie concrete e di ulteriori cessioni poi di sovranità politica ed economica. In questo senso l'Italia si è impegnata a versare al MES 125 miliardi di euro nei prossimi 5 anni, al ripagare il debito 40-50 miliardi di euro l'anno e a mantenere il pareggio di bilancio. Ecco, questi ci sembrano i veri termini del problema. E questa è la minaccia che sta sospesa come una spada di Damocle sul capo del nostro paese, una minaccia di cui tutti debbono prendere coscienza prima che sia troppo tardi. In questi anni di crisi, da quando è iniziata la famosa crisi del 2008, poco prima, l'Italia è passata dal quinto al ventitreesimo posto tra i paesi industrializzati. Soltanto l'anno scorso, ma penso che la cifra sia arrotondata per difetto, sono fallite 242.000 imprese. Il 56% delle pensioni italiane è al di sotto dei 1.000 euro annui e di tutto questo si continua a dare semplicemente la colpa agli stipendi dei parlamentari, gli sprechi e gli eccessi, per carità. Ma non credo che ci sia un rapporto aritmetico, insomma, credibile tra queste cifre e il disastro che si sta verificando. Ora, la responsabilità della casta, ora non che la nostra casta politica non abbia delle responsabilità, per carità di Dio, insomma, che siamo qui per fare gli avvocati difensori, insomma, che siamo i servitori del comune. In realtà, secondo noi, la responsabilità di questa, della classe politica è infinitamente più seria e più grave. Essa, come dicevo prima, come accennavo prima, consiste proprio nell'aver assunto il ruolo di borghesia compradora sottoscrivendo una serie di trattati internazionali a partire da quello di Maastricht che hanno messo l'Italia nelle condizioni in cui si trova. Quindi, qual è la peculiarità dell'MPL rispetto anche ad altre formazioni di sinistra, per carità? È quello di connettere la crisi economica, politica, ma non soltanto economica e politica, direi complessiva, anche spirituale, di prospettiva, in cui l'Italia si dibatte all'appartenenza all'euro e all'Unione Europea. Questa è la nostra posizione anche in seno alla sinistra antagonista. La sinistra antagonista sicuramente denuncia gli effetti, è contro la moderazione salariale, contro la disoccupazione, contro il declino economico, ma non risale alle cause perché ancora in qualche modo ipnotizzata dalla grande narrazione globalista ed europeista e scambia il processo dell'integrazione europea che ha un'altra origine, ha un'altra, diciamo, complessità sul quale pure si debbono dire delle cose critiche, la scambia con l'Unione Europea. L'Unione Europea, il Trattato di Maastricht, è un trattato che strutturalmente non prevede clausole di rescissione, cosa per la quale se uno studente di giurisprudenza si presenta ancora al primo anno parlando di istituzione del contratto e dice che un contratto non ha clausole di rescissione, rischia ancora la bocciatura al libretto. Ma allora lo sapevano questi che cosa stavano facendo, insomma, mentre firmavano questa roba? È un caso che nel trovi, c'è gente che non ha manco una laurea. Io penso di no. Ora, noi
non siamo contro l'Europa, perché fino ad oggi, fino a ieri, fino all'altro ieri, chiunque veniva, aveva qualche dubbio, qualche piccola perplessità, veniva affrontato con l'atteggiamento bonariamente minaccioso dei bravi di fronte a Donna Bobbio. Ma lei non ha per caso intenzione di maritare Renzo tra Landini e Lucia Montezza? Questo era l'atteggiamento. Noi non siamo contro l'Europa in astratto, siamo contro un processo che fin dal trattato di Maastricht ha creato un'Europa antipopolare, antisociale, antidemocratica. Perché questa Europa nasce storta, in quanto non è questa una deviazione casuale, un clinamen, un accidente favorito dalla crisi strutturale del capitalismo iniziata a causa della crisi dei debiti dei subprime, insomma della Lehman Brothers in America e poi propagatasi in Italia. No, nasce già l'Europa come un meccanismo normativo, finanziario, tecnocratico e fortemente, fortemente direttivo. È appunto una... L'Unione Europea è stata fin dall'inizio, come scriveva Massimo Bontempelli, un binario di scorrimento automatico dell'evoluzione economica al di fuori di ogni esigenza sociale e di ogni progettualità politica. Noi crediamo che ci siano molte cose da rivedere, sicuramente, su cui discutere, su cui confrontarsi liberamente, democraticamente, sulla dicotomia destra-sinistra ed altre cose, ma su una cosa non si può transigere, una cosa non ce la possiamo dimenticare, un insegnamento politico, la dicotomia amico-nemico, di chiara memoria, perché scambiare il proprio peggior nemico per il proprio migliore amico è l'errore più essenziale che qualsiasi individuo o comunità politica possa commettere. Noi lo diciamo a sinistra, prima che questo venga poi declinato da altri nel proprio latino, dort ist der Feind, lì è il nemico è l'Unione Europea, il nemico è l'oligarchia finanziaria, sovranazionale, antidemocratica, che vuole abbattere la sovranità nazionale degli stati per poter governare tutto come si governerebbe una multinazionale, una holding, una società per azioni. Ecco perché c'è una sola, diciamo, antinomia da voi. O siamo per la Costituzione italiana, che io non difendo in maniera critica e sacralizzata, o siamo per i trattati europei. Tertium non datus. Occorre cominciare a partire dalla nostra concreta sofferenza, dalla miseria nella quale stiamo, dal baratro in cui stiamo precipitando, a compiere un'operazione di analisi che da cui scaturisca un riscatto, una prospettiva di speranza, perché la cosa più grave di cui ci stanno privando è la speranza. Questa è la cosa più grave della quale ci stanno defraudando. Quindi ce lo chiede l'Europa. E quante volte abbiamo udito questo leitmotiv? E ogni volta che cosa sono state? Quali sono state le conseguenze? Liberalizzazione, privatizzazione, tagli alle spese sociali. Ogni cittadino italiano ed europeo confronti il suo status attuale con quello di prima e calcoli quanto ha perduto in termini di reddito, di diritti, di dignità, oltre che di speranze e di aspettative in questi 20 anni che sono stati i peggiori della nostra vita. Quindi ripudiare il debito, uscire dal debito, senza che questo danneggi i lavoratori e le classi popolari, uscire dall'Unione Europea, questa è la nostra parola d'ordine, creando un fronte popolare che unisca tutte le forze democratiche che condividono il bisogno di liberarsi di questa classe politica italiana corrotta perché asservita al sistema oligarchico europeo e alla finanza speculativa internazionale. Io cedo, scusate l'enfasi, la parola al professor Sezza, che inquadrerà in maniera organica il problema del MES, il problema del fiscal compact nel contesto dell'euro, nel contesto delle scelte non solo economiche ma anche politiche di questi ultimi anni. Grazie.
grazie per l'invito che ho accolto con piacere. E parlerò del MES Fiscal Compact, però vorrei fare un ragionamento un po' più di ampio respiro, cercando di essere, come dire, abbastanza, di non usare termini troppo tecnici. Se qualcosa che dico non è comprensibile, potete anche interrompere e fare delle domande. Ho suggerito il titolo "Ce lo chiede l'Europa" con un punto interrogativo, perché questo è il ritornello che sentiamo, come ci è stato appena ricordato. A mio avviso in realtà è fuorviante, e cercherò di spiegarvi dal mio punto di vista che ci perde, questo lo vediamo dalla situazione di oggi, e chi è che ci guadagna. Quindi partirò, senza andare proprio troppo indietro nel tempo, però un passetto indietro dobbiamo farlo per capire da dove è nata questa crisi. E a mio avviso all'origine della crisi c'è una parola un po' abusata, che è il neoliberismo, che secondo me si coniuga su tre argomenti fondamentali, cioè un aumento delle diseguaglianze, una deregolamentazione delle banche, cioè la fine di controlli a cui le banche erano sottoposte dopo la Seconda Guerra Mondiale, e i processi di privatizzazione, che sono tutte facce della stessa medaglia del cosiddetto neoliberismo. Poi passeremo a vedere che cosa questo ha comportato per l'Europa e per l'euro, con i vari trattati, e infine qualche idea della discussione su come uscire da questa crisi, se ci riusciremo. Quindi, a mio avviso, all'origine della crisi c'è lo cosiddetto pensiero neoliberale, o anche pensiero unico, che è partito in Inghilterra con la Thatcher e negli Stati Uniti con Reagan subito dopo, e che ha seguito un lungo periodo di battaglie e di conquiste dei lavoratori degli anni 60 e 70, la creazione dello Stato sociale, di un sistema di assistenza pubblica, un sistema pensionistico consolidato e così via, tutti elementi che avevano spostato verso i lavoratori con la quota, della torta della produzione che ci si distribuisce tra lavoratori e imprese, tra lavoro e profitto. E c'era quindi una forte volontà di reagire dal punto di vista dei rappresentanti dell'impresa, e ovviamente dire noi vogliamo cambiare strategia perché vogliamo ridurre i salari dei lavoratori rispetto ai profitti delle imprese non è un bel programma elettorale. E invece il programma elettorale che è passato già all'epoca era quello di dire: guardate che se tassiamo troppo i ricchi, siccome sono i ricchi che poi investono per creare posti di lavoro, e questo danneggia tutti, quindi le tasse sui ricchi sono troppo alte, togliamo queste tasse sui ricchi e vedrete che tutta l'economia ne trarrà beneficio, quella che gli americani chiamano la trickle down economics, cioè questa ricchezza dall'alto vedete che si propagherà verso il basso. Quindi aboliamo le tasse sui ricchi così alte. Negli anni 70 negli Stati Uniti l'aliquota marginale, cioè quella pagata dai più ricchi, era al 70%, oggi se proponete di farlo vi chiamano subito comunisti o terroristi. Invece non era una tassa dell'Unione Sovietica, ma degli Stati Uniti. E l'altro aspetto è stato: beh, ma che male c'è a retribuire quanto si meritano i manager delle grandi imprese? Se un manager fa aumentare di 3 milioni di euro i guadagni della sua impresa, perché non può avere uno stipendio di 2 milioni di euro? Tutto per lui, perché è un merito suo se l'impresa ha aumentato così tanto le sue vendite. Che è un po', se volete, lo stesso ragionamento che fanno per Fabio Fazio sulla RAI. Se Fabio Fazio mi porta tanta pubblicità da fare entrare 7-8 milioni di euro, perché non ne posso dare 4 a lui se li hai meritati? Ora, anche qui dal mio punto di vista c'è molto da discutere, sia perché in certi casi è discutibile che
questi guadagni siano dei meriti del manager, soprattutto quando sono ottenuti licenziando i lavoratori, e poi perché appunto non è che Fabio Fazio rispetto al conduttore degli anni 70 sia mille volte più bravo, perché la tecnologia oggi consente con la televisione di raggiungere decine di milioni di persone e quindi di realizzare milioni di euro, laddove anni fa questo non era possibile. Quindi anche da questo punto di vista c'è molto da discutere su se questo sia uno stipendio meritato oppure no. A mio avviso no. Ora, qual è il problema per l'economia quando i redditi si concentrano nelle mani di poche persone? A parte i problemi etici, che ovviamente ci sono, ma il problema è che se il lavoratore viene pagato meno di quanto ha contribuito per produrre, non c'è abbastanza potere d'acquisto per comprare tutto quello che è stato prodotto. Chi deve comprare tutti questi beni? Certo non li comprano i manager o gli altri super ricchi, quindi o li facciamo comprare all'estero, se ci riusciamo, ma se li facciamo comprare all'estero vedremo che creiamo degli altri problemi, perché qualcuno all'estero dovrà magari chiedere dei prestiti per indebitarsi per comprare i nostri beni. In linea generale non è una buona strategia puntare sul vendere a qualcun altro quello che noi non riusciamo a comprare in patria. È molto meglio comprare, cioè dare al lavoratore la capacità di acquistare quello che è stato prodotto. E il secondo problema è che quando concentriamo i redditi nelle mani di poche persone, che se ne possono fare questi super ricchi di tutti questi soldi? Li investiranno in qualcosa, in case o in titoli, ma quando li investono in case, i prezzi delle case salgono e non riusciamo. In certi casi si creano quelle che si chiamano bolle speculative, cioè un prezzo di una casa aumenta e questo mi fa guadagnare, allora scommetto che il prezzo continuerà ad aumentare, compro altre case, siccome compro altre case il prezzo aumenta, ci guadagno, inizia una corsa che prima o poi una bolla, perché prima o poi scoppia, e quando scoppia le conseguenze le paghiamo un po' tutti. Il terzo problema che abbiamo quando i redditi e la ricchezza si concentrano è che la famiglia normale vede che non arriva a fine mese, cioè arriva con difficoltà, ma vede anche magari in televisione che ci sono altre famiglie che vanno un mese in vacanza, che si compra l'ultimo telefonino e così via. E dall'altra parte il negozio di telefoni o l'agenzia di viaggi ti dice perché non te lo compri a rate, e quindi c'è un incentivo a indebitarsi che va a braccetto con la incapacità di comprare il telefonino o la vacanza con il proprio stipendio, perché il proprio stipendio è aumentato. Quindi dietro questo, diciamo, dietro la crisi di partenza, quella del 2007, c'è questo pezzo che a mio avviso è importante, soprattutto perché non è affrontato e neanche molto discusso, se non appunto tra pochi economisti che la pensano in modo simile al mio. Il secondo problema è legato invece alle banche. Le banche, dopo la grande crisi del 1929, erano state regolamentate sia negli Stati Uniti che nel resto del mondo. Cioè si era detto ai banchieri: non potete giocare d'azzardo con i soldi dei cittadini, perché se poi la vostra scommessa va male è il governo che deve salvare le famiglie, e il governo non può non aver voglia di salvare le famiglie perché voi avete giocato d'azzardo. Quindi si erano separate le banche ordinarie, quelle che prendono i nostri risparmi da un lato e prestano alle piccole imprese o anche alle grandi imprese, soprattutto alle imprese locali, che era un modello di finanza solido, perché il banchiere conosce l'imprenditore, sa valutare se gli ridarà i suoi soldi, se la sua idea imprenditoriale è valida e così via, e quindi siccome le banche non sono il demonio, perché qualunque imprenditore per partire ha bisogno di un prestito, queste banche facevano la normale e sana attività del banchiere, prestare dei soldi a chi ne ha bisogno per un'attività utile, e poi avere il rimborso successivamente. Queste erano separate dalle cosiddette banche di investimento, che invece erano libere di fare tutte le operazioni, tutte le scommesse che volevano, ma non potevano ricorrere ai salvataggi da parte dello Stato.
Ora, col passare del tempo è evidente che quando le cose vanno bene, chi scommette guadagna di più di chi fa le operazioni di routine, cioè chi presta la piccola cifra al piccolo imprenditore e così via. Quindi tutte le banche ordinarie, soprattutto le più grosse, hanno iniziato a creare delle loro filiali che facevano banca a banca di investimento, a intrecciare i bilanci con queste filiali e a un certo punto sono andati dal governo americano a dire guarda, ma ormai la legislazione è superata perché noi banche normali però facciamo anche le banche di investimento. Questa regolamentazione ci tappa le ali, vedrai che se la elimini e ci dai più campo libero, tutti ne trarranno beneficio perché potremo destinare i fondi a chi ne ha più bisogno per crescere, per fare investimenti. Quindi, paradossalmente, proprio un governo democratico, quello di Clinton, ha eliminato questa regolamentazione ed è stato seguito poi anche in Europa. E i risultati li abbiamo visti, cioè la crisi cui si accennava prima, è una crisi che è partita dalle banche perché nessuno controllava cosa queste banche stessero facendo. Se vi interessa vi posso raccontare un po' i dettagli tecnici, ma sono in buona sostanza delle scommesse che si fanno vendendo questi prodotti finanziari, dove chi li compra di solito non sa bene che cosa c'è dentro, dove chi li vende lo sa, ma si guarda bene dal raccontare. E il terzo problema è anche collegato ai precedenti, ed è una delle altre diciamo, chiavi del neoliberismo. Il settore pubblico non funziona, sono tutti corrotti, sono inefficienti, è la cassa, è magna magna, meglio il settore privato e quindi privatizziamo, tutto è privatizzabile. Poi diciamo, quando si privatizza soprattutto certi tipi di impresa che per loro natura dovrebbero essere pubbliche, non è che si privatizza spezzettando, non so, tante fabbriche di pomodori a tanti imprenditori, ma si privatizza la Telecom, la SIP, una enorme rete di cavi, di infrastrutture, di telefoni, mica la si può vendere a 10.000 imprenditori e fare un mercato concorrenziale, ma si dà a qualcuno e quindi, guarda caso, le privatizzazioni quasi sempre diventano dei benefici, dei trasferimenti, di privilegi a pochi privati e che questo faccia aumentare l'efficienza è tutto da discutere. Quindi le conseguenze sono state un periodo abbastanza lungo di crescita e benessere che però comportava un accumulo progressivo di debiti soprattutto delle famiglie negli Stati Uniti e poi anche in Europa. In Italia abbiamo sofferto meno perché l'Italia è un paese di risparmiatori, quindi prima le famiglie, prima di indebitarsi, iniziano a far scendere i loro risparmi. Anche noi abbiamo iniziato a far scendere i risparmi, ma siccome ne avevamo di più, ci abbiamo messo un po' più di tempo e in parte ci siamo salvati. Ma in ogni caso, a un certo punto, tutti questi problemi sono arrivati ad esplodere con la crisi del mercato dei mutui in America e si è scoperto appunto che questo mercato dei mutui tramite questi prodotti che si chiamano derivati non era un problema piccolo perché il mercato dei mutui sul plano è un mercato molto piccolo, ma questi titoli erano stati venduti in altri titoli derivati che erano stati comprati in tutto il mondo, quindi improvvisamente in tutto il mondo le banche hanno scoperto di avere carta straccia in cassaforte. E che cosa hanno fatto? Hanno chiesto l'aiuto dei governi. I governi ovviamente gliel'hanno dato, perché se io faccio fallire una grande banca, questo che vuol dire? Vuol dire che o devo, diciamo, salvare i depositanti, cioè i risparmiatori, oppure questi risparmiatori si trovano che tutti i risparmi della vita sono spariti nel nulla e questo crea disordine sociale, povertà, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi i deficit pubblici, che sono tutti aumentati negli Stati Uniti e in Europa dal 2008 in poi, sono aumentati come conseguenza di una crisi e conseguenza del salvataggio delle banche che avevano giocato dove non dovevano giocare. E passiamo un po' a parlare un po' più in dettaglio dell'euro.
so quanto vi interessino i concetti un po' più tecnici, però diciamo che prima dell'euro noi avevamo un sistema, diciamo, fino agli anni 60 avevamo un sistema di cambi fisso dove le valute avevano alla fine un corrispettivo in oro, per cui diciamo, la credibilità di un pezzo di carta, che erano le lire, era data dal fatto che c'era un governo italiano, una banca centrale che garantiva di cambiare in dollari e una banca centrale in America che garantiva di cambiare il dollaro in oro. Okay? Nel 71 questo sistema è crollato perché gli Stati Uniti non ce la facevano più a garantire questa conversione in oro e da allora non si è più pensato a rimettere in piedi un sistema di questo genere. Quindi le banconote che usiamo oggi non hanno più alcun corrispettivo in oro. Okay? Questa è una cosa che ad alcuni lascio un po' scioccati, cioè queste banconote sono dei pezzi di carta che noi usiamo per pura convenzione e anche per forza di legge, perché siccome il governo ci chiede di pagare le tasse usando questi pezzi di carta e il governo chiede a tutti di accettarli in pagamento per comprarci il gelato, nessuno si pone il problema di quanto valgono questi pezzi di carta, se non magari in relazione all'inflazione. Quindi dal 71 non c'è più un sistema in cui questi pezzi di carta sono collegati all'oro. E ci sono dei prezzi di queste valute che possono fluttuare o meno a seconda degli accordi che si fanno. Ora, quando i cambi fluttuano, questo può avere delle buone conseguenze, cioè se noi siamo un paese di problemi a vendere all'estero e invece dobbiamo comprare dall'estero, si dice che la nostra valuta è debole. Se il cambio fluttua, la nostra valuta si svaluta. Che succede? Succede che comprare beni americani o tedeschi ci costa di più e quindi ne compriamo di meno, mentre i nostri prodotti all'estero costano di meno e quindi ne vendiamo di più. Quindi il nostro paese è vero che deve rinunciare a comprare di parte dagli americani, però si rafforza perché vende di più all'estero. Quindi la svalutazione da questo punto di vista è una buona cosa perché ristabilisce un equilibrio nell'economia del paese. E allora perché non si fa, non lo fanno tutti? Perché ha due problemi. Il primo è che la svalutazione potrebbe far aumentare i prezzi, e cioè io devo comprarmi il petrolio dagli americani, la lira svalutato, il petrolio costa di più, lo pago di più e allora aumento il prezzo del frigorifero che produco. Quindi questo è un primo problema potenziale. Il secondo problema è che se la svalutazione è vista dai nostri partner come un'arma aggressiva nei loro confronti, per esempio la Francia tutti gli anni diceva che la lira si svalutava perché dovevamo vendere il nostro vino e far chiudere i vinicoltori francesi. Quindi quando la svalutazione è vista come un'arma di guerra, ci si risponde con delle contromisure. Quindi la svalutazione non fa bene a, diciamo, agli accordi politici internazionali. Però appunto queste cose sono vere quando un paese la fa in modo aggressivo. Generalmente la si fa invece in modo difensivo, cioè io sono in difficoltà e svaluto perché devo difendere. Però tutte queste cose appunto possono creare dei problemi anche a un'armonia europea e quindi i paesi europei hanno preferito optare per eliminare questa svalutazione e quindi hanno prima fatto degli accordi di cambio e poi sono entrati nell'euro. L'altra cosa da cui bisogna tenere in mente è che ruolo ha la banca centrale in tutta questa storia. Però la banca centrale è quella che mette in circolazione i pezzi di carta, cioè la moneta, e nel momento in cui non c'è più questo legame con l'oro, quindi c'è una decisione da prendere su quanti pezzi di carta stampare e mettere in circolazione. In certi paesi questa è una decisione che viene concordata con il governo, cioè se il governo vuole finanziare delle spese aggiuntive, vuoi perché vuole invadere l'Iraq o vuoi perché invece vuole creare un posto di lavoro per i disoccupati, può decidere
insieme alla banca centrale di farlo stampando della moneta aggiuntiva. E gli economisti spiegano che quando ci sono molti disoccupati, quando gli impianti industriali sono fermi, stampare altre monete e metterle in circolazione è cosa buona e giusta, perché questa moneta serve a creare posti di lavoro, rimettere in funzione gli impianti, quindi alla nuova moneta in circolazione corrispondono nuovi beni, maggiore benessere in circolazione, non c'è motivo per cui debbano aumentare i prezzi. Se invece il sistema economico sta già producendo tutto quello che può produrre e io metto altra moneta in circolazione, questa moneta va a caccia di beni che non ci possono essere e fa aumentare i prezzi. Quindi ci sono due situazioni da tenere ben distinte: una situazione di prosperità, in cui se io stampo moneta creo solo danni, faccio solo inflazione, e una situazione di depressione, in cui se io stampo moneta posso creare altri posti di lavoro. Okay? In Italia questo accordo tra la Banca Centrale e il governo, il Ministero del Tesoro, c'era fino all'81 e poi si decise di toglierlo. Io sono rimasto un po' stupito da sentire Vincenzo Scotti, ex ministro di Montestiano, dire sì, effettivamente noi eravamo ben consapevoli di come funzionano queste cose, però volevamo togliere il baratto della marmellata alle mani dei nostri politici, perché i nostri politici non sono affidabili, detto da Vincenzo Scotti, ex Democrazia Cristiana, ex governo di parecchi decenni della nostra, del nostro paese. Quindi alcuni motivi per cui si doveva andare a questo euro, che ho detto, altri erano, sono un po' discutibili. A un certo punto si decise però di cercare di integrare di più i paesi dell'Unione Europea. E all'inizio si diceva che dovevamo fare un'unione politica, avere le stesse tasse, riconoscere gli stessi titoli di studio in tutti i paesi e così via, che avere un'unica moneta. L'unica moneta, lo si diceva all'epoca, dovrebbe essere l'ultima cosa, però è la più facile da fare, quindi facciamo prima la moneta unica, poi piano piano faremo tutto il resto. Piano piano per tutto il resto non si è mai fatto, perché quando si è fatto il passo successivo, cioè mettiamoci almeno d'accordo su quali sono i principi di base della Costituzione europea, due paesi importanti hanno detto non ne vogliamo sapere e tutto il resto si è fermato probabilmente per sempre. Quindi il processo di unificazione politica della zona dell'euro è un processo che dal mio punto di vista ha poche possibilità di riprendere sotto, diciamo, gli stessi auspici se non cambia qualcosa, perché i cittadini, quando sono stati consultati, hanno detto di no. E inoltre il problema dell'Eurozona, come vedremo, è che quando sono state fatte le istituzioni europee, chi le ha pensate aveva in mente le idee neoliberiste di cui ho parlato prima, cioè ad esempio la banca centrale deve essere indipendente, non deve essere un organismo politico, deve essere un organismo tecnico, non deve essere condizionata dai governi, deve solo pensare all'inflazione. E quindi non c'è democrazia. E in più, come vedremo tra un po', mancano dei pezzi perché l'Unione Europea e l'Eurozona funzionino. E la cosa che a mio avviso fa un po' riflettere è che di solito la moneta è espressione di uno Stato, cioè ogni Stato ha la sua moneta. Per l'euro, per l'Eurozona, no, è che è una cosa senza precedenti. E se vi leggete il libro su cui si presentava il progetto dell'euro, si diceva proprio un mercato, una moneta. Cioè l'idea è che ci interessavano gli stati, ci interessava il mercato, cioè il mercato unico europeo che voleva la moneta unica europea, indipendentemente dal fatto che ci fossero tante culture, tanti governi diversi in una situazione del genere. Will Godley è un economista con cui ho lavorato negli ultimi 25 anni e che disse già nel 92,
Guardate che se si entra, lui era un inglese e gli inglesi erano ovviamente molto scettici su qualunque cosa facciano gli europei, erano molto contrari alla proposta dell'euro, e lui disse già all'epoca, guardate che se rinunciate alla vostra valuta e quindi dovete avere una banca centrale europea e quindi non potete decidere quanta moneta stampare e quindi non vi faranno decidere quanta spesa il vostro governo deve fare, diventerete una colonia, cioè come una regione di un paese con poteri limitati, potrete decidere se far riparare i lampioni forse, ma tutto il resto vi sarà soltanto. Già nel 92 tutto questo era chiaro. Qual è quindi questo problema dell'euro? Perché l'euro sta esplodendo e esploderà sicuramente? Perché in parte, come già vi ho detto, se ci sono commerci tra paesi che hanno dei cambi che si muovono, quando c'è uno squilibrio il cambio si muove, lo squilibrio si elimina. Se invece il cambio non si muove, quando c'è uno squilibrio, lo squilibrio rimane lì. E che cosa vuol dire? Vuol dire che c'è qualcuno che vende di più di quello che compra e qualcun altro che compra più di quello che vende. Ora, come faccio a comprare più di quello che vendo? Chiedendo prestito. Quindi diventando debitore. Quindi non c'è un meccanismo interno alla zona dell'euro che automaticamente elimini senza gravi conseguenze la formazione dei debiti. E i debiti che si accumulano sono debiti dei privati, sono i privati che comprano il bene, non è il governo con il deficit pubblico. Ora, se tutti i paesi che hanno aderito alla zona dell'euro avessero rispettato tutte le regole e avessero agito, come si dice, in modo cooperativo, cioè cerchiamo di fare un'Europa di popoli, solidale, eccetera, probabilmente non sarei qui a parlarvi perché non avremmo avuto una crisi. Invece la Germania, che ha poi una serie di problemi suoi di tipo culturale, decise per una serie di motivi di puntare a crescere vendendo agli altri, cioè esportando. Un po' la Germania aveva il problema della Germania dell'Est, doveva recuperare e quant'altro, un po' la Germania ha sempre fatto questo nella sua storia. E quindi quando ha adottato l'euro, la Germania ha bloccato i salari degli operai. Quindi quando parliamo, io qua sono un po' in disaccordo su alcune cose dette dall'ospite, non è la Germania il problema, perché i lavoratori tedeschi hanno pagato per primi tutta la politica dell'euro, ma la Germania ha deciso, blocchiamo i salari, quindi i nostri costi non aumentano, le nostre merci prima, piano piano diventano sempre più competitive, riusciremo a venderle sempre di più a tutti gli altri paesi e in particolare a quelli dell'Eurozona, perché abbiamo adottato l'euro, dovranno comprarsi debitori. Quindi i nostri debiti, debiti del 2000, quando la Germania ha iniziato questa politica. Mi direbbe uno che non piacciono le mie idee, certo, perché anche voi dovevate fare lo stesso. Va bene, però se me avessero detto vuoi fare una zona euro, guarda, la prima cosa che facciamo è che blocchiamo i salari di tutti i lavoratori per 10 anni. Io non credo che qualcuno avrebbe votato un politico che andava lì con questo programma, no, per 10 anni non vi faremo comprare niente di più di quello che comprate oggi, non aumenterà il vostro benessere neanche di una virgola. Ok? Questa cosa già l'abbiamo vista, cioè è del 2007 che le banche si comprano, da fino al 2007 che le banche europee si comprano questi titoli tossici americani e a un certo punto chiedono ai governi di salvarli. E quando i governi li salvano, i deficit pubblici aumentano e di conseguenza aumentano i debiti. E qui viene un grosso punto di dissenso con l'MPL, se ben capisco. Cioè, quando parliamo di debito pubblico dobbiamo sempre ricordare una banalità, cioè il debito di qualcuno è il credito di qualcun altro. Quindi quando, questo purtroppo lo dimentichiamo perché siamo bombardati da questa propaganda che ci dice ogni italiano che nasce già a un giorno di vita ha il suo fardello di tot 1000 euro di debiti sulle spalle. Ma questi debiti di chi sono il credito?
Se sono in credito di un altro italiano, magari del padre di questo bambino, che problema c'è? Il padre prima o poi passerà questi titoli in cui non è un debitore, di fatto la sua famiglia non ha né crediti né debiti. Ora ovviamente, siccome non è che tutti hanno i titoli di Stato, c'è una redistribuzione tra chi ha crediti e chi no, e in particolare se chiediamo di ripagare il debito, chi è che lo ripaga? Lo ripaga chi paga le tasse. Quindi se vogliamo ripagare il debito, rimborsare il debito, trasferiamo denaro da chi paga le tasse a chi ha comprato in passato questi titoli. E in Italia, siccome abbiamo una bella evasione, gli evasori si sa, mettono da parte più denaro, più facile che comprino titoli, dal mio punto di vista è un danno, un'ulteriore beffa dell'evasione. Se facciamo una politica di rimborso del debito, trasferiamo altro denaro da chi paga le tasse a chi non le paga. Ma anche dire azzeriamo il debito vuol dire che tutti i creditori improvvisamente non hanno più nulla. Ora, per gli evasori magari ci fa piacere, ma per i nostri nonni pensionati magari un po' meno. Quindi azzerare il debito, non si può azzerare, è molto difficile azzerare il debito dell'evasore ma non quello del pensionato, si azzera tutto e in quel caso per l'Italia sarebbe un bel tracollo. Invece il problema del debito si affronta perpetuandolo in modo più semplice, poi se abbiamo dei problemi li possiamo discutere, se vogliamo proprio rimborsarlo, si può negoziare, però appunto diciamo, la negoziazione ha un senso quando il nostro creditore è all'estero, no? Allora io ho il coltello dalla parte del manico perché se io non ti ripago i miei cittadini non perdono niente, perdi tutto tu, e allora negoziamo. Ma se io il 60% del mio debito sta in Italia come credito, mica mi conviene dire azzeriamo, perché i miei cittadini perdono molto di più di quanto non perdono quelli all'estero. Per esempio, che vuol dire monetizziamo il debito? Monetizziamo il debito vuol dire chiediamo alla banca centrale di comprare questi titoli del debito e dando in cambio dei pezzi di carta. Ora, se ben ci pensate, che sono questi pezzi di carta che usiamo come banconote? Sono dei debiti del governo, che però non fruttano interessi, né più, ma non è che abbandoniamo il nostro destino. E invece si è deciso in modo molto miope che siccome i greci avevano fatto tutto questo casino, era colpa loro, dovevano loro metterci mano e come con l'austerità. E qua è scoppiata la crisi dell'Eurozona, perché i mercati cosiddetti, cioè le grandi banche, hanno fatto 2 più 2, hanno detto bene, ma se fanno questo per la Grecia che è piccola e che potrebbero salvare con qualche briciola, ma allora quando arriva il turno della Spagna, dell'Italia, dell'Irlanda, qua anche loro possono fallire. Quindi qua c'è da fare un sacco di soldi sulla scommessa che l'Italia esca dall'euro o la Spagna esca dall'euro, che l'Italia fallisca e così via. E è nato il famoso spread su cui ci bombardano tutte le serie di televisione, che è la differenza da quanto paghiamo in Italia per finanziare il governo rispetto a quanto pagano i tedeschi. Ok? E lo spread appunto è, ve lo dicono come se fosse il metro di misura del successo o dell'insuccesso del nostro governo, in realtà lo spread è il metro del successo dell'Eurozona. Se l'Eurozona funzionasse lo spread sarebbe a zero, indipendentemente dalle politiche e dai governi dei singoli paesi. E il problema è che quando si dà spazio agli speculatori, quando si consente allo spread di salire, allora io scommetto che i greci falliranno, i greci chiedono un prestito, gli chiedono il 20% di interesse, il 30% di interesse. E questi con l'acqua alla gola, come sapete, che qua lo strozzinaggio purtroppo in campagna è diffuso, perché con l'acqua alla gola prende il prestito dallo strozzino e poi sta peggio di prima, perché deve pagare una cifra sempre più alta, da un debito iniziale di 100 euro che va a debiti di 5.000-10.000 euro. Quindi questo meccanismo non è un meccanismo che risolve le crisi, è un meccanismo che le crisi le fa aumentare. Qui c'è un'altra cosa un pochettino tecnica
per cercare di capire, ma potrebbe funzionare questa eurozona, speriamo, che sta per area valutaria ottimale, cioè ci sono degli economisti che hanno detto ma quando è che conviene avere una sola valuta da paesi diversi o regioni diverse? E hanno subito capito che questa unica valuta va bene se abbiamo la stessa inflazione e la stessa capacità di produrre. Ma se abbiamo inflazione diversa o diversa capacità di produrre, questa unica valuta ci crea degli squilibri, perché, abbiamo detto prima, qualcuno venderà di più e qualcun altro comprerà di più, chi compra di più si indebita, eccetera, eccetera. Quindi, quali sono i meccanismi che si possono mettere, si devono mettere in piedi per far funzionare una cosa del genere? Il primo è che ci vuole la possibilità di movimento per quelli che noi chiamiamo i fattori della produzione, ma soprattutto il lavoratore, cioè deve essere molto facile per chi non trova lavoro, per esempio in Italia, andare dove il lavoro c'è, per esempio in Germania, e a quel punto i salari in Germania dovrebbero aumentare, i salari in Italia, almeno la situazione in Italia dovrebbe diminuire, e piano piano, con molti sacrifici, però piano piano le cose dovrebbero riequilibrarsi. E poi ci dovrebbe essere un meccanismo di trasferimenti automatici, come c'è negli Stati Uniti. Cioè, gli Stati Uniti hanno un governo federale e i governi degli stati. Il governo federale ha un bilancio molto alto, quindi preleva con le tasse e dà agli stati. Ora, siccome il sistema dovrebbe essere progressivo, lo stato che va meglio paga di più e lo stato che sta in difficoltà riceve di più. Quindi in questo modo gli Stati Uniti con un'unica moneta, il dollaro, vivono bene perché il governo federale redistribuisce. In Europa si è un po' allergici a quest'idea di redistribuire. In Italia lo sappiamo anche con la Lega che non vuole che i soldi vadano dal nord al sud senza si deve vedere che i soldi vanno nella direzione opposta. Ma insomma non si è voluto mettere in piedi un meccanismo per cui le regioni ricche dell'Europa trasferivano tramite un sistema di tasse e contributi alle regioni più indietro e quindi di nuovo contribuissero a riequilibrare queste cose. Se non si fanno tutte queste cose, un'area con una sola valuta, non di fare i bravi, di non creare un problema. E in particolare c'è questa ideologia che dice che se il governo spende troppo, questo prima o poi crea inflazione. Quindi i governi non devono spendere troppo. E allora si è fatto il trattato di Maastricht che tra le varie cose dice che i governi non devono spendere, non devono avere un deficit superiore al 3% del PIL e un debito superiore al 60% del PIL. E l'idea di fondo appunto era questa, se questi governi non chiudiamo questo vincolo, spenderanno allegramente, poi chiederanno alla Banca Centrale Europea di salvarli. Mica possiamo lasciarli là, dovremmo salvarli, ma poi allora aumenta l'inflazione in Germania, oppure chiederanno ai contribuenti tedeschi di salvare gli italiani, noi greci spendaccioni. Quindi per evitare questo mettiamo il trattato di Maastricht del vincolo al 3%. L'altra cosa, però questa idea funziona se si è liberisti, se si è liberisti e si crede che il governo fa solo danni, e allora va bene mettergli i paletti, no? Io metto un paletto al governo, il governo non può fare altri danni e poi è il mercato da solo che crea il benessere. Se non si è liberisti e si è invece keynesiani, come si suol dire, se qua c'è di Keynes, si ritiene che quando arriva la crisi i mercati non fanno proprio nulla per far uscire un paese dalla crisi, ci vuole un governo che intervenga. Il governo come interviene? Spendendo più di quello che incassa, cioè facendo deficit. Quindi Keynes ci ha insegnato che i deficit in parte sono automatici, perché quando arriva una crisi paghiamo meno tasse, il governo incassa di meno e automaticamente si fa il deficit. In parte sono una buona cosa perché aiutano l'economia a riprendersi. E invece se si è liberisti tutto questo non deve funzionare e quindi se fa aumentare la produzione, ma anzi se spende di meno la produzione addirittura aumenta, perché dicono questi liberisti se il governo spende meno, chiede meno prestiti, rimangono più risorse libere per le imprese, come se le risorse automaticamente andassero alle imprese.
cosa che invece sappiamo non succede. Quindi che le risorse ce ne sono di meno è un fatto, ma che vadano le imprese no. E poi ci sono degli altri meccanismi su cui anche ragionerò un po' di più. E finalmente siamo arrivati al fiscal compact. Quindi si è fatto il trattato di Maastricht, si è detto fate austerità, e qui abbiamo visto che più fanno austerità peggio sta l'economia, e quindi sto deficit sul PIL non si riduce mai, perché io riduco il deficit e il PIL si riduce pure lui, quindi è una corsa al ribasso che non trova una fine. Non contenti hanno detto vabbè, ma vedete che se perseveriamo prima o poi ci riusciamo, quindi facciamo il fiscal compact, che non è altro che un inasprimento di questa regola sul controllo di cosa fa un governo, che richiede che non si vada mai in deficit, cioè tutto quello che viene speso debba essere finanziato con le tasse, che è un'idea assolutamente idiota anche per la maggior parte degli economisti liberisti, per il semplice fatto che se io governo costruisco un'autostrada, perché dovrebbero pagarla i cittadini di oggi, quando questa autostrada ci andranno, mi auguro, i miei figli, i miei nipoti e i miei pronipoti. Un po' la paghiamo noi, un po' se la paghino anche loro. E come se la pagano anche loro? Facciamo un debito oggi e poi, se proprio vogliamo farlo incorsare, aumentiamo un po' le tasse ai nostri figli, nipoti e pronipoti. Quindi creiamo ricchezza, perché l'autostrada è ricchezza, se non vi piace l'autostrada pensate all'ospedale, creare un ospedale, creare una scuola, creare un'università che è ricchezza, che è il futuro dei nostri figli, e poi creare un debito, sì, ma che problema c'è? I nostri figli saranno più ricchi perché avranno un ospedale in più, una scuola in più, un'università in più, un'autostrada in più, avranno maggiori possibilità di noi di rimborsare questo debito se proprio lo vorranno rimborsare. Quindi questa che è la golden rule, la regola d'oro della finanza pubblica, è anche stata ignorata. Anche gli investimenti via dentro il finanziamento del fiscal compact. E poi, diciamo, se chiedete ai nostri politici, soprattutto a quelli di sinistra, ma perché avete votato questa roba? Non l'avete capita? Cioè, o pensate che sia giusto? Molti vi diranno, sì, ma quello sarà come un trattato di Maastricht, lavoro e poi non si spesta. Quindi dobbiamo solo augurarci che questi siano tutti delle scopanti, no? Che votano delle leggi perché pensano di non farle rispettare, ma se le faranno rispettare, come ci diceva all'inizio, noi dovremo avere finanziare da massacro per i prossimi anni, che tradotto in parole povere vorrà dire ulteriori tagli alle pensioni, ulteriori tagli all'università, alla scuola, all'assistenza medica repubblica, a tutto quello che il governo ci fornisce, di cui appunto le spese della cassa sono una piccola cosa. E il MES è un altro pezzo diabolico di questo meccanismo. Il MES, il meccanismo europeo di stabilità, come funziona? In pratica, quando la Grecia è andata in crisi e la Grecia ha iniziato a chiedere aiuto, le regioni più ricche sono allarmate, vuol dire che questi fannulloni dei greci e poi questi fannulloni degli italiani vogliono risanare i loro conti con i nostri soldi? Non sia mai. Quindi mettiamo in piedi un meccanismo che eviti il ricorso alle tasche solo di alcune regioni. In particolare questo meccanismo prevede che ogni governo, ogni paese dell'Eurozona dia un contributo a questo MES, dia un sacco di miliardi a questo MES. Questo MES che cosa ci fa con questi miliardi? Intanto, si è scoperto da poco, ci compra titoli tedeschi, che non si capisce perché debbano essere solo tedeschi, non anche italiani, greci, portoghesi. I tedeschi sono più sicuri di dirà il banchiere, però appunto è una logica da banchiere, non una logica da governante di una cosa. Dopodiché, se un governo in difficoltà vuole un aiuto, questo MES gli fornisce l'aiuto, a patto che praticamente dia tutta la gestione dei conti pubblici in mano all'Eurozona. Cioè, a patto che venga, insomma, accetti di fare austerità, accetti di fare rigore,
che di nuovo sono italiano, pensione, scuola, università, assistenza, stipendi, licenziamo, senza alcuna garanzia, come abbiamo visto finora, che questo poi serva a ricreare prima o poi il benessere. Okay? Quindi questo meccanismo del MES è un meccanismo un po' perverso da questo punto di vista. L'Italia non ha chiesto l'intervento del fondo, anche se, come sapete dai giornali, quando facciamo la legge finanziaria, prima il Parlamento discute un po', poi dice, beh, ma fermiamoci, andiamo a Bruxelles, tanto se Bruxelles non dice di sì, che discutiamo a fare? Vediamo che dice Bruxelles e poi votiamo con parti per quello che Bruxelles ci ha detto di fare. Quindi siamo, abbiamo una politica da primi della classe, quindi che prima ancora di essere dotti in cadere, si sono messi in cadere da soli. Non si capisce bene perché appunto poi l'intervento, diciamo, dato i dati di salto di supposte. Prospettive, qua, appunto, come avete capito, se non c'è un cambiamento drastico di rotta nel livello europeo, le cose continueranno a peggiorare. C'è una lettura che si può dare di tutto quello che sta avvenendo, che non è una lettura su cui io possa mettere le mani su fuoco. Però ci sono alcuni fatti, cioè le banche europee nel 2007, come vi ho raccontato, hanno scoperto di avere carta straccia nei loro portafogli. Perché? Perché gli era consentito di scommettere come volevano. E le banche sono molto potenti dal punto di vista del lobbying politico, no? Quindi sono riuscite finora a impedire che venga fatto qualunque cosa. Tutto questo meccanismo che è stato messo in piedi di rifinanziamenti e quant'altro, per esempio per la Grecia, che cosa è servito? La Grecia poteva, 2-3 anni fa, dichiarare fallimento, perché ho scoperto che i conti erano truccati, i debiti erano maggiori del previsto, ho scoperto con un capriccio che la Banca Centrale Europea non mi vuole aiutare e che posso fare? Posso dichiarare fallimento. Che succedeva? Uno, i titoli greci perdevano ogni valore e le banche tedesche, francesi, italiane che li avevano in pancia avevano un problema. Ma era un problema tutto sommato piccolo, perché la Grecia è molto piccola. C'era un problema più grande, una di queste scommesse che va per la maggiore nei mercati finanziari è la scommessa che un governo fallisca. Quindi c'erano questi derivati emessi dagli americani e tedeschi soprattutto, che avevano scommesso contro il fallimento della Grecia. Se la Grecia falliva, queste banche dovevano pagare parecchi miliardi a chi aveva scommesso contro di loro. Quindi questi hanno fatto lobbying e hanno detto: fermi tutti, non ci piace che la Grecia dichiari fallita, è una brutta parola, diciamo che ti facciamo un taglio di capelli, haircut. Quindi cos'è l'haircut? L'haircut che hanno fatto la Grecia è dire: per ogni 100 euro di debito greco ce ne prendiamo 30 e sta bene così, tutti contenti. Perché hanno fatto questa operazione? Per evitare che scattassero tutti questi derivati e che le banche americane e tedesche avessero tutti questi problemi. Con l'haircut hanno tamponato, dopodiché cosa hanno fatto? Ora, i titoli greci erano in parte stati messi sotto legislazione greca. Questo che vuol dire? Vuol dire che se i greci avessero detto basta con l'euro, torniamo alla dracma, tutti i titoli venivano convertiti in dracme e la Grecia rinforzava in dracme i creditori esteri. Non sia mai, perché la dracma chi la vuole? Allora vendiamo tutti questi titoli in legislazione greca e facciamo emettere alla Grecia titoli in legislazione britannica o anglosassone, ma fuori dal controllo del governo greco, in modo che se la Grecia un domani dica quando uscire dall'euro, gli diremo benissimo, ma i debiti in euro restano in euro. Ok? Quindi tutti questi debiti sono stati tolti dalle banche private e passati nelle istituzioni europee. E inoltre questo meccanismo di stabilità, cioè questi fondi per salvare la Grecia, sono fondi che i cittadini europei, tramite i governi, danno alle istituzioni. Le istituzioni danno al governo greco, indovinate a chi le dà? Alle banche greche.
Quindi sono fondi che vanno a mettere a posto il bilancio delle banche greche, non creano neanche un posto di lavoro in Grecia. E in tutto questo c'è una cosa su cui forse ci piacerebbe discutere. Purtroppo la sinistra europea, non solo quella italiana, anche se quella italiana è più stanca, alla sinistra europea piace questo euro, perché era il sogno del movimento operaio europeo internazionale, non lo so. Forse perché molti governi ci hanno messo la faccia, è stato proprio a dire facciamo sacrifici per entrare nell'euro. Allora, il PD dovrebbe dire, cari amici, noi abbiamo fatto una gran cazzata perché siamo entrati nell'euro e ne stiamo soffrendo le conseguenze e ne soffriremo ancora di più. Non so bene, sono un politico, non so bene perché la sinistra abbia ancora così a cuore le sorti dell'euro. Certo è che se la sinistra non si accorge di danni che i lavoratori, i cittadini stanno subendo, non tanto dall'euro, che ripeto, il problema non è l'euro, il problema è tutto questo insieme di regole, cioè la ricchezza deve andare a pochi, devono essere loro a decidere dove investirla, le tasse non si devono aumentare, soprattutto per i ricchi, eccetera, 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 eccetera. E tutto questo meccanismo che ci sta distruggendo, l'euro dà una facile parola d'ordine alla destra, perché io sono di destra, nazionalista, ma ci vado a nozze con dire tutta colpa dei tedeschi nazisti, magari il nazista non mi piace, però tutta colpa dei tedeschi, dei francesi, torniamo al nostro orgoglio nazionale, liberiamoci dall'euro, vedrete tutto rifiorirà, e a un popolo stremato dalla crisi, uno che gli viene a dire queste cose gli va subito dietro. Berlusconi non è stupido, lo ha capito da tempo, che il cavalcare l'uscita dall'euro è forse uno dei modi per vincere le prossime elezioni. E purtroppo per la nostra sinistra, se Berlusconi dice usciamo dall'euro, subito dobbiamo schierarci da altre persone, ma alcune categorie sono avvantaggiate, ci sguazzano le loro, a consentire profitti più alti per i prossimi decenni. Come se ne esce? Arriviamo finalmente alla conclusione. È un'uscita ancora, diciamo, da chi crede, come tutto sommato io ancora vorrei credere, a un'Europa democratica e di sinistra, dovrebbe richiedere degli interventi immediati da parte complessiva. Una soluzione può essere che la Germania cambi la rotta. Se la Germania iniziasse a spendere di più, a comprare più merci italiane, a comprare più merci greche, tutto, diciamo, la crisi in parte verrebbe riassorbita. La Banca Centrale Europea, l'ECB, potrebbe anch'essa, diciamo, porre un limite alla crisi dicendo basta con questi attacchi speculativi, garantisco io per i debiti di tutti i governi di tutta l'Eurozona e perlomeno lo spread andrebbe di nuovo a zero e queste storie su cui tormentano starebbero. C'è chi propone di creare altre istituzioni dell'Eurozona, un governo dell'Eurozona eletto democraticamente e così via. Tutto questo è molto bello, ma non sembra che ci sia la volontà politica di farlo. In particolare la Germania ha votato di nuovo la Merkel per fare un blocco russo. Quindi si devono considerare urgentemente soluzioni nazionali, cioè dire, a mio avviso, noi vorremmo tanto lottare insieme ai lavoratori tedeschi, francesi, eccetera, ma visto che non ce lo fanno fare, intanto lottiamo per noi e cerchiamo una soluzione che sia meno dannosa complessivamente. Quindi una proposta è quella di dire, teniamoci anche l'euro, però torniamo ad avere anche una valuta nazionale. E questo, se volete, possiamo parlare, io la settimana prossima sarò da dire, perché sto lavorando molto sulla Grecia, abbiamo presentato un piano che prevede appunto che tornare a una valuta nazionale senza abbandonare l'euro per la Grecia possa essere una soluzione migliore rispetto ad uscire dall'euro. Oppure per l'Italia no, secondo me. Oppure uscire dall'euro.
sembra avere un po' giù. Prima, da quando è nato Leo, ogni volta a paese diceva sì, c'è il trattato, però c'è un problema, e quindi per il momento lo butto, lo sospendo, cerchiamo la, chiediamo al giurista di trovare la, la forma più adatta, ma così voglio fare, così farò tutto. Oppure uscire dall'euro. Se si esce dall'euro, che succede? E qua la soluzione dipende da paese, varia da paese a paese. Se l'Italia decidesse di uscire dall'euro, secondo me starebbe molto meglio di come sta ora, e molto meglio di come starebbe se reintroducesse una riga tenendosi l'euro. Perché? Perché per vari motivi. Il primo è che, a differenza della Grecia, il nostro debito è ancora in gran parte sotto legislazione italiana. Quindi, per la stragrande maggioranza del nostro debito pubblico, ma credo anche privato, se usciamo dall'euro, dalla sera alla mattina il governo decide di ridenominare in, chiamiamole lire, tutti i debiti esistenti sotto legislazione italiana. Quindi, se voi avete fatto un mutuo per la casa e lo avete fatto con una banca nazionale, il vostro mutuo diventa un mutuo in lire. E per voi, che siano lire o siano euro, non succede assolutamente nulla. Posso che siano vere le cose che dirò tra un momento. Quindi non è vero la cosa che dicono molti: se usciamo dall'euro faremo fallire tutti quelli che hanno il mutuo. Se io che ho fatto il mutuo sono andato a farlo a Londra da un broker inglese con legislazione inglese, è vero, sono stato un cretino e andrò a fallire. Ma se l'ho fatto in Italia non mi succede nulla. C'è una seconda cosa che è anche importante, cioè nel momento in cui io esco dal nero, la mia banca centrale torna a essere l'istituzione che stampa la mia nuova moneta e può decidere a che tasso di interesse si fanno i prestiti. Quindi la seconda cosa da fare, dopo aver ridenominato i debiti, è dire: cara banca centrale, come fai, come dico io, i prestiti vanno all'1%. Okay? Quindi il mutuo non sarà l'1, sarà il 2-3%. Quindi anche da questo punto di vista, chi ha il mutuo oggi non dovrebbe avere di che preoccuparsi. E qui c'è un'altra cosa molto importante per l'Italia, cioè l'Italia, l'unico problema vero che ha, secondo me, è che paga troppi interessi sul suo debito pubblico e in gran parte li paga a stranieri. Se l'Italia tornasse alla lira e potesse finanziarsi surplus, cioè il nostro governo, se facciamo questa manovra, già oggi incassa più di quello che paga. Quindi anche per chi pensa che il deficit pubblico sia il diavolo è sparito, non c'è più di che preoccuparsi, non dobbiamo aumentare le tasse, anzi possiamo ridurre, possiamo creare nuove scuole e nuovi ospedali. Sono troppo lenti. Che succede alla nuova lira? Si svaluta, questa è un'altra arma di terrorismo su cui molti fanno presa, cioè se usciamo dall'euro e torniamo alla lira, non conteremo niente, la nostra lira si deprezzerà del 30%, del 50%, pagheremo la benzina 10 euro al litro e andremo falliti. Ora, una moneta si svaluta oppure no? Ve l'ho spiegato all'inizio, quando vende poco all'estero e compra molto. Noi, per il miracolo delle nostre piccole imprese, già oggi vendiamo di nuovo di più di quello che compriamo. Quindi se noi usciamo dall'euro non abbiamo alcun problema nei rapporti commerciali con i nostri partner. Ne abbiamo un po' con la Germania, ma noi vendiamo agli Stati Uniti, vendiamo a altri paesi che non stanno nella zona euro e le nostre vendite vanno bene. Quindi, tolta di mezzo la speculazione, se uscissimo domani mattina dall'euro, la nuova lira non si dovrebbe svalutare. E quindi anche lì tutti quelli che fanno terrorismo su questo dicono delle fesserie. Però ho detto, se fermiamo la speculazione, perché la speculazione e i mercati sono delle bestie che ottengono sempre quello che vogliono, perché se io scommetto sulla valutazione della lira, che cosa faccio? Sono un banchiere, penso che la lira domani si svaluta, cosa faccio?
telefono e dico fatemi un prestito di 10 milioni di euro e comprate tutti i dollari americani perché la lira domani mattina si svaluta. Mi chiedono 10 milioni di euro, ti ripresto a 10%. La lira si svaluta, siccome se tutti fanno questa cosa, se tutti vendono le lire, tutti comprano i dollari, che succede? La lira non lavora nessuno, la lira si svaluta. Io ho fatto la scommessa che la lira si svalutava, rivendo i 10 milioni di dollari di titoli il giorno dopo, pago il 10% di interesse. Quant'è il 10% di interesse su 10 milioni di euro per un giorno? È un 365esimo del 10%. Cioè pago pochi spiccioli e ho guadagnato di quanto si è svalutata la lira. Quindi la speculazione sui cambi consente di fare guadagni da favola in una settimana. Purtroppo noi comuni mortali non ce la fanno fare, ma diciamo, può fare le operazioni. Quindi è evidente che se vogliamo uscire dall'euro, queste operazioni vanno bloccate per tutto il tempo necessario a diciamo, far capire agli italiani e ai mercati che la Banca Centrale Italiana è in grado di tenere testa. E questo si chiama controllo dei movimenti di capitale. Problemi. Cioè, riusciremo a fare qualcuna di queste cose? E qui uno dei problemi è appunto la qualità della massa politica che abbiamo, che è scadente. E l'altro è il fatto che in televisione tutti ci bombardano con messaggi assolutamente opposti a quelli che ho cercato di trasmettervi oggi, anche se mi pare che piano piano le cose stiano cambiando, purtroppo più che il merito dei berlusconiani che della sinistra. E poi c'è anche chi dice, ma se usciamo dall'euro, poi noi abbiamo il nord, il sud, il centro, parliamo, però appunto, parliamo. E l'altra cosa importante è che appunto non basta, a mio avviso, e qua veramente ho finito, dire usciamo dall'euro. Dobbiamo avere in mente che cosa vogliamo fare come paese, come governo. E a mio avviso la priorità dovrebbe essere tornare alla nostra Costituzione, che si è detto all'inizio, cioè fare un piano che crei posti di lavoro, cioè ripristinare il controllo sulle nostre finanze non serve a niente se non usiamo la finanza per creare imprese e creare benessere per tutti. Grazie.